Sul basso trovo sia molto difficile avere un riferimento spostato che non sia in battere. In questo secondo video di una serie di 4 andiamo a mettere il click del metronomo sul terzo sedicesimo. A parte quello dove è sul primo e quindi in battere, che è tra i 4 il più semplice, questo sul terzo secondo me è quello ancora più semplice rispetto poi agli altri due. Perché? Perché il terzo sedicesimo corrisponde anche al levare di ottavo e quindi forse è un pelo più facile, non che sia facilissimo comunque. Andiamo a vedere gli 8 step che ti propongo con un click appunto a 50 bpm, quindi molto lento. Volendo io ti fornisco i click e poi rallentali ancora, puoi farlo anche a 40. L'importante è, anche in questa fase, avere la consapevolezza di ognuno di questi 4 sedicesimi, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Il mio click entrerà sul 3, avrò riferimento solo sul 3, quindi io devo immaginarmi dove è l'1. Il giro armonico questa volta sarà Do, Sol, La bemolle e Si bemolle. Do tasto 3 corda di La, Sol tasto 3 corda di Mi, La bemolle tasto 4 corda di Mi e Si bemolle tasto 6 sempre della corda di Mi. Applicheremo su questo giro sempre ogni step andando a metterlo ritmicamente in maniera diversa, che adesso ti faccio vedere. Nel primo step noi abbiamo il battere, quindi è quello più semplice, anche se comunque soprattutto l'ingresso è difficile perché io lì non avrò un riferimento. Il mio primo riferimento arriverà sul terzo sedicesimo, quindi avrò 3 qua, 1, 2, 3 qua, 1, 2, 3 qua, 1, 2, 3 qua. Il mio appuntamento sarà sul 3. Quindi questa cosa qua, padroneggiarla, non è facilissimo all'inizio, te l'assicuro. Ma poi basta che proverai, lo vedrai sicuramente. Cerca, quando suoni, comunque di rimanere più rilassato possibile e, come dicevo anche nell'altro video, contare sempre questi 4 sedicesimi. Noi dobbiamo avere una ghiera che gira sotto per poterli poi contare giusti, essere più precisi possibile e poterli dominare. Nello step 2 andiamo sempre a suonare in battere, ma un ottavo suoniamo soltanto, quindi sul dove ci sarà il nostro appuntamento sul 3 non ci deve essere più il suono del basso. Ta a 3 4, scusami, ta a 3 4, ta a 3 4, ta a 3 4, ta a 3 4. Quindi anche qua cerca di togliere il suono del basso quando, prima che arrivi il nostro 3. 3 2 4 pa a u un pa a u un pa a u un pa a u un pa a. Ci sono molti modi che puoi avere di contare, anche fare 1 2 3 4 può essere più difficile che pa a u un pa a u un, ad esempio. Quindi quello che devi fare, secondo me, è proprio imparare a contare in base anche al riff che devi suonare. Quindi, e poi ognuno può avere un suo modo che è più comodo per contare, quindi quello che devi fare è proprio trovare un tuo modo in maniera da essere a tuo agio con questi sedicesimi. Nel terzo step andiamo a suonare tutto quello che ci immaginiamo, cioè questa ghiera che ti dicevo, ta a a a ta a a a, andiamo a suonarlo tutto con sedicesimi, ta 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 ta. Il nostro appuntamento dove sarà? Sul 3. Pa, 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 pa. Ok, dobbiamo però poi interfacciarci con il metronomo, quello vero. E anche questo un ottimo lavoro. Nello step 4 suoniamo il primo e il secondo sedicesimo. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Anche qua dobbiamo staccare prima che ci sia l'appuntamento sul 3. È molto simile al 2, solo che dobbiamo dare 2 note anziché una. Nello step 5 suoniamo il primo e il secondo sempre. Può essere che a una
primo pensiero sia uguale allo step 4. Nello step 4 noi suonavamo il primo, il secondo, pausa, pausa. Nello step 5 noi suoniamo sempre solo il primo e il secondo, però il secondo è un ottavo puntato, quindi deve durare anche sul 3, sul 4. 1, 2, scusa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Anche questo non è facilissimo, proviamolo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, eccetera, eccetera. Molto tosto anche questo comunque. Nello step 6 ci complichiamo ancora ulteriormente la vita, perché noi dobbiamo suonare il secondo ed il terzo sedicesimo. Quindi vuol dire che noi qua dobbiamo immaginarci dove è l'uno, ma non suonarlo, perché suoneremo solo il 2 e il 3. E avendo poi di nuovo la pausa sul 4. Un pa pa, un pa pa, un pa pa. 1, 2, 3, qua. 2, 3, qua. 1, 2, 3, qua. 1, 2, 3, qua. 1, 2, 3, qua. Questo è anche bello tosto. 2, 3, 4, 1. Quindi qua il nostro obiettivo è quello di andare all'appuntamento sul secondo sedicesimo. Pa, pa, su questo qua, sul secondo sedicesimo che suoniamo, quindi quello sul terzo. Allora, noi abbiamo i quattro sedicesimi. Il primo non lo suono, il secondo suono ma non ho il riferimento, il terzo suono e ho qua il mio click, il quarto devo contarlo. Quindi tra 4 e 1 avrò di nuovo due pause di sedicesimo e poi di nuovo due sedicesimi suonati. Andando poi avanti, nel penultimo step, il 7, abbiamo il primo sedicesimo che viene suonato, poi la nota viene tenuta lunga anche qua con un ottavo puntato e poi suoniamo il quarto. Quindi qua la difficoltà ulteriore è che il nostro appuntamento, il click che viene sul 3, arriva su una nota che noi non ribattiamo, quindi dobbiamo soltanto contarla. 2, 3, 4, oh. Anche questo quindi molto difficile, devi entrarci un pochettino dentro. Nell'ultimo step, tutto in levare di sedicesimo, quindi noi suoniamo il 2 e il 4, e qua il nostro appuntamento è sempre sul 3 e quindi dovrà capitare proprio lì in mezzo. Quindi noi abbiamo un ta, un ta, un ta, un ta, un ta, un ta, un 2, 3, qua, un 2, 3, qua, un 2, 3, qua, un 2, 3, qua. Anche questo è bello difficile, soprattutto la cosa più difficile è quella che bisogna cercare di non perdere il battere dell'uno. Per far questo, infatti, poi alla fine consiglio sugli step 8 e anche il 6 che partiva, in cui suonavamo sul 2 e sul 3, noi dovremmo suonare un po' lo step 8, appunto quello in levare, e un po' ripassare sullo step 1 dove abbiamo le note in battere. Te lo faccio con l'esempio sullo step 8, così capisci com'è. Il mio modo di contare deve essere sempre uguale, però io devo dominare il suonare in levare e poi avere la consapevolezza di ritornare sul battere, anche solo per un giro. 2, 3, 4, oh, oh. Battere. Vedi che ho girato e vado sull'uno. Levare. Battere. 3 qua, 1, 2, 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 3 qua. Battere. 1, 2, 3 qua.
E questo è quello, secondo me, piuttosto di tutti in questi. Ci vediamo negli altri video in cui andremo a complicare ulteriormente. Chiaramente rimani qua finché ce n'è bisogno. Ah, anzi, ogni tanto cerca sempre di ripetere anche questi, anche se andrai su quelli più difficili, ogni tanto prendi questi e vedrai che c'è sempre da lavorare.